capaci di consentire. Sala consigliare del comune di Pescara totalmente gremita, grande partecipazione di pubblico, presenti le massime autorità civili e militari della regione all'evento istituzionale Il ruolo della città nuova, voluto dal senatore Luciano D'Alfonso per accendere il motore progettuale della fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore. Altresì caldo il tema del raddoppio della tratta ferroviaria Pescara-Roma. D'Alfonso, stabilire un piano di priorità per una opportunità irripetibile. Sì, perché le risorse finanziarie ci sono, la consapevolezza delle emergenze pure e c'è anche una buona quantità progettuale. Adesso dobbiamo fare in modo che ogni intervento sia accompagnato da progetti di qualità e non solo di quantità e dal consenso dei territori. Non è possibile fare opere contro i territori e contro il consenso della cittadinanza, poiché si impiega più tempo, secondo me non si arriva e si spende molto di più. Quindi troviamo un punto di intelligenza di cui sono capaci gli attuali vertici delle ferrovie e anche il commissario incaricato. Noi siamo candidati ad aiutare la migliore realizzazione possibile. Dal 1864 c'è un modo di dire che le opere pubbliche si eseguono a regola d'arte. A regola d'arte vuol dire con progetti che tengano conto della realtà e facciano in modo che il prodotto finale aiuti i territori, non li eviti, non li tagli a metà. Noi siamo accanto, dentro, dietro, sugli spalti ad aiutare, ad evitare che si facciano opere sbagliate come in Abruzzo, in passato si sono fatte. Il progetto della Nuova Pescara è già decollato? Questo è uno spirito classico da Nuova Pescara. Dobbiamo pensare in termini di efficienza, efficacia, qualità delle realizzazioni, perché la Nuova Pescara, come le nuove città, nasceranno dalla capacità di funzionamento delle strutture, non dalle strutture purché fatte. Anche il presidente della regione Marsiglio ha ipotizzato il commissariamento se prosegue la paralisi. Trattenuto a Roma dalle urgenze dettate dal conflitto militare in Ucraina, è stato comunque presente in collegamento digitale per tutta la durata dell'incontro il ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili Enrico Giovannini. Su Nuova Pescara e infrastrutture è arrivato appunto l'incoraggiamento del ministro ad andare avanti con la fusione. Spero che il Senato e poi la Camera confermi l'approccio non distruttivo al codice dei contratti attuale che abbiamo messo nella legge delega, perché si deve migliorare, ma guai a ricominciare tutto da capo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la città nuova deve già cominciare a domandarsi come potrò sfruttare i principi della legge delega che poi diventeranno oggetto dei decreti delegati per pensare subito in termini nuovi.